Ok, va bene. Allora, come annunciato ieri, oggi la lezione è un studio di caso, vale a dire la storia di QAnon, che è la più recente delle teorie del complotto politico, satanico, esoterico, pedofilo e quant'altro, e è una teoria che ha l'ambizione di incorporare tutte le altre. Ne leggeremo la nascita e lo sviluppo, illuminandone gli strani collegamenti con l'Italia che ha, perché come appunto come vedrete una strana, indiretta, obliqua e non intenzionale, virgolette, responsabilità per la nascita di questa teoria del complotto è possibile che ce l'abbiamo noi Muming per via del nostro romanzo Q, uscito nel 99. Però iniziamo in realtà con un altro romanzo italiano di cui è importante parlare, perché una trentina d'anni fa è uscito il romanzo di Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, che è proprio una riflessione sulle teorie del complotto, su come nascono, su come si sviluppano e su come parlarne. Si svolge a Milano negli anni 80, anzi si svolge dall'inizio degli anni 70 fino al 1988 in realtà, e si svolge prevalentemente negli uffici di una casa editrice, la Garamond, dove questi tre personaggi, che sono tre redattori della casa editrice, Belbo, Diotallevi e Casobon, ad un certo punto si ritrovano sommersi di dattiloscritti, di proposte di pubblicazione scritti da complottisti, libri sui templari, sui massoni, sul complotto dei Rosa Croce, su tutte queste cose, no? Esoterico occulte, complotti per dominare il mondo, protocolli dei savi anziani di Sion, perché il loro capo, l'editore Garamond, ha deciso di aprire una collana. Siamo all'inizio degli anni 80, è finita la grande stagione dell'impegno politico degli anni 70. Molte persone che prima appunto erano dei consumatori, diciamo così, di pubblicistica rivoluzionaria, sovversiva, alternativa, di sinistra, controculturale, cambiano gusti. E nasce un bacino potenziale di lettori sempre più interessati a questioni new age, occulte, esoteriche. Andando in quella direzione si arriva per forza alle grandi teorie del complotto universale. E quindi loro, che devono vagliare questi libri, vengono veramente sommersi e si rendono conto che ciascuno di questi, come fonte, cita gli altri. Cioè c'è un meccanismo di autoconferma e autoverifica all'interno di quella rete, di quella comunità di complottisti, per cui tutti fingono in realtà dei riscontri, delle verifiche, fingono di avere un apparato di fonti e di bibliografia, ma tutti citano le stesse cose, addirittura si citano a vicenda. Ad un certo punto loro, come strategia di sopravvivenza, questi tre, per appunto passare le giornate senza farsi opprimere troppo da questo lavoro che detestano, cominciano a costruire loro una parodia di teoria del complotto, unificando elementi di varie teorie e di varie tradizioni, cominciano un meccanismo, insomma, amplificazione di ogni dettaglio, di collegamento arbitrario di vari episodi nella storia e cominciano a costruire loro una teoria del complotto gigantesca che praticamente accorpa tutte quante e le collega e che loro chiamano il piano con la P maiuscola e pian piano diventa il loro gioco di società e passano le giornate e addirittura poi si telefonano anche fuori dal lavoro per dire ma quella volta che i Templari a Gerusalemme eccetera e cominciano a collegare tutto, no? E all'inizio è un gioco, poi gli prende la mano perché ad un certo punto questo metodo di libera associazione lo cominciano a usare dappertutto e cominciano ad essere in qualche modo soverchiati, prevaricati, perché
da questa cosa, no? Il metodo è questo qui, qualsiasi dato diventa importante se è connesso a un altro. La connessione cambia la prospettiva, induce a pensare che ogni parvenza del mondo, ogni voce, ogni parola scritta o detta non abbia il senso che appare, ma ci parli di un segreto. Il criterio è semplice, sospettare. Si può leggere in trasparenza anche un cartello di senso vietato. Quindi loro cominciano a vedere il mondo in modalità allucinatoria e qualunque cosa è un segno di qualcos'altro, no? Il top arriva quando... Ieri sera mi è capitato tra le mani il manuale per la patente B, sarà stata la penombra o quel che lei mi aveva detto, ma colto il sospetto che quelle pagine dicessero qualche cosa d'altro. No, e quindi il meccanismo diventa sempre più delirante. Ad un certo punto succede, poi dirò di questo, ad un certo punto succede che i complottisti vengono a sapere del piano con la P maiuscola e lo prendono sul serio, credono che esista davvero e pensano che Belbo, Dio Talleni e Casobon sappiano qualcosa di importante e quindi nasce un malinteso gigantesco e la situazione precipita con dei morti anche, si rotola giù fino a una conclusione catastrofica perché il piano, nato come parodia, viene preso alla lettera dai complottisti. E quando esce il libro praticamente viene interpretato come un invito a non credere a niente, perché chiaramente Ecco ci butta dentro sarcasmo e ironia a tonnellate e quindi succede che viene interpretato come un libro nichilista, un libro che porta allo scetticismo ai massimi livelli e che dissacra tutta la storia della civiltà europea eccetera, e quindi viene attaccato pesantemente anche dalla Chiesa cattolica, con delle prese di posizione anche particolarmente aggressive. Dopodiché c'era chi si aspettava un romanzo più simile al Nome della Rosa, invece questo è un romanzo di idee anche molto intricato e che gioca molto e prende anche in giro, inizia con una citazione. Salve. Appena cominciato, inizia con una citazione in epigrafe in aramaico non tradotta e quindi uno subito si trova davanti una sorta di muro e dice e quindi la soglia di ingresso per leggere questo libro è molto alta, però è un libro utilissimo proprio per capire il tipo di mentalità a cui stiamo dedicando il corso. Quindi questo modo di leggere la cultura, l'immaginario, i segni che ci circondano e questo modo di comunicare viene chiamato da un grande politologo, Richard Hofstadter, che negli anni 60 comincia a occuparsi di questi temi, lo stile paranoico, e infatti scrive questo libro che si chiama Lo stile paranoico nella politica americana, esattamente quello che ho appena dimostrato. Belbo, Dio Talleni e Casobon diventano vittime dello stile paranoico, all'inizio lo adottano in maniera ironica, poi però ci scivolano dentro perché il meccanismo è impietoso. Chiamo questo stile paranoico semplicemente perché nessun'altra parola evoca adeguatamente il senso di furente esagerazione, diffidenza e fantasticheria cospirativa che ho in mente. Quindi furente esagerazione, ogni dettaglio viene amplificato, diffidenza, niente è come appare, niente, e fantasticheria cospirativa, cioè tutti si stanno mettendo d'accordo alle mie spalle. Assieme a questi tre elementi fanno lo stile paranoico. Nell'usare l'espressione stile paranoico non la intendo in senso clinico, non va presa alla lettera come paranoia, come nella letteratura psichiatrica, ma prendo in prestito un termine clinico con altre finalità. Difatti, l'idea dello stile paranoico come forza operante in politica avrebbe poco rilievo nel presente o valore storico se si applicasse solo a persone con menti profondamente disturbate, e l'uso di modi di esprimersi paranoici da parte di persone più o meno normali a rendere il fenomeno significativo. Vale a dire, non bisogna essere pazzi per credere anche alla teoria del complotto più delirante, perché è proprio un dispositivo, quello dello stile paranoico, che opera nei confronti di chiunque, e quindi anche persone del tutto capaci di intendere e di volere possono credere che la Terra sia piatta, ok? Quindi
stile paranoico non significa che sono persone a cui augurare un trattamento sanitario obbligatorio. È proprio questa la pericolosità delle teorie del complotto, che non bisogna essere matti per crederci. Ok? Allora, esistono complotti veri al mondo, ieri ho introdotto questo tema, e teorie del complotto sono due cose piuttosto diverse. Noi, nella nostra storia e anche nel nostro presente, abbiamo conosciuto tanti complotti, ok, complotti reali. Come diceva Eco in alcune conferenze, in questo momento sicuramente ci saranno dei banchieri e dei finanzieri che stanno complottando per acquistare una banca. E diceva, la differenza rispetto ai complotti immaginari è che questo prima o poi lo verremo a sapere. Ecco, questa è una chiave. Noi in Italia abbiamo avuto tantissimi complotti, abbiamo avuto il complotto per far credere che la bomba di Piazza Fontana l'avessero messa agli anarchici, cioè abbiamo avuto la loggia P2 come quest'aula, mi piace anche la coincidenza, no? Di questa cosa, c'era un complotto che mi hanno dato proprio l'aula P2 che si chiama come la loggia massonica, no? Ecco, nello stile paranoico io partirei da qui e direi qualcuno ha voluto darmi l'aula P2 per farmi intendere qualcosa, ecco, questo è lo stile paranoico. Qual è la differenza tra i complotti veri e i complotti reali? Che ad esempio della P2 conosciamo tutti i nominativi, perché a un certo punto è stata scoperta e sappiamo esattamente chi ne faceva parte, chi era il capo e tutto quanto. Qui faccio l'esempio dello scandalo Watergate. No, a un certo punto il presidente Richard Nixon negli anni 70 viene scoperto a capo di una cricca di suoi collaboratori che spiano l'opposizione politica, mettono microfoni nascosti nelle sedi del partito rivale, il Partito Democratico, e cercano anche di sabotare le iniziative del Partito Democratico e di altre forze di opposizione come il Movimento contro la guerra in Vietnam, no? La loro attività va da anche cose che potrebbero sembrare piccoli scherzi, tipo ordinare 1000 pizze che nessuno vuole a un convegno di avversari politici, a cose invece più gravi. E infatti i loro sicari vengono beccati ad un certo punto mentre stanno mettendo delle cimici, dei microfoni nascosti nella sede del Partito Democratico che è dentro all'hotel Watergate. È per questo che lo scandalo si chiamerà Watergate, ok? Ecco, lo scandalo Watergate illumina un complotto, perché questo era effettivamente un complotto politico a tutti gli effetti. Però lo scandalo Watergate ci permette di capire le caratteristiche dei veri complotti. Allora, un complotto vero di solito ha una finalità precisa e specifica. In questo caso era spiare il Partito Democratico e tutti gli altri avversari politici. Okay? Poi coinvolgono un numero di attori limitato, perché le menti del Watergate erano Nixon e 5 o 6 suoi collaboratori, le persone che poi sono andate sotto processo, e poi sotto c'erano alcuni sgherri, alcuni scagnozzi, che sono quelli che, tra l'altro, talmente maldestri che sono stati beccati mentre mettevano le cimici. Poi vengono messi in pratica in modo imperfetto, perché non è che tutto quadra, appunto, a un certo punto li hanno beccati, tra l'altro stavano mettendo i microfoni nell'ufficio sbagliato. Quindi, ecco, no, per dire che non tutto va bene, perché la realtà è imperfetta e quindi non può esistere il piano perfetto. Poi, l'azione che ne deriva è facilmente riassumibile. Io l'ho appena fatto, Nixon aveva dei suoi collaboratori il cui compito era di spiare gli avversari politici, mandavano in giro sgherri a spiare e sabotare il Partito Democratico. Già riassunto, facilissimo, no? Poi, una volta che sono scoperte, denunciate e perseguite queste cospirazioni, si constata che non sono durate a lungo. Infatti, questa attività degli sgherri di Nixon è durata pochi anni, poi è stata scoperta, ok? Una volta denunciate e perseguite, le cospirazioni finiscono, perché una volta beccati, fine, cioè beccata la banda del Watergate, quelle attività là sono finite. I loro effetti possono persistere anche a lungo, ma le operazioni cessano. Cosa intendo dire per questo? Che l'onda lunga dello scandalo Watergate ha influenzato la politica americana per anni e anni, ok? Prima che si arrivasse all'impeachment di Nixon, cioè costringerlo alle dimissioni da presidente, poi tra l'altro sono passati 3-4 anni di battaglie giudiziarie e giornalistiche, ok? Quindi gli effetti possono durare a lungo, però effettivamente dopo quella notte in cui hanno beccato i sicari, che erano chiamati gli idraulici, the plumbers, quando hanno beccato gli idraulici quella notte all'hotel Watergate, quelle attività lì sono finite. Quelle attività loro le chiamavano rat fucking, fottere i ratti.
Allora, al punto 7, anche per questo motivo le cospirazioni non sono mai raccontabili fuori dalla loro epoca, sono immanenti a una fase storica precisa e diventano passato insieme a essa. Oggi se tu dici Watergate ti vengono in mente gli anni 70, perché è uno scandalo che ha definito quel decennio. Però appunto se dici Watergate non ti vengono in mente gli anni 80, gli anni 90 o adesso, ti vengono in mente gli anni 70, ti viene in mente il film Tutti gli uomini del presidente con Robert Redford che appunto raccontava questa storia nel 76, subito dopo l'impeachment di Nixon. Una cospirazione reale ha tutte queste caratteristiche ed è figlia della sua epoca. Vedrete che invece le teorie del complotto descrivono dei complotti che sono l'esatto contrario, a parte che sono intricatissimi. Questa è ancora 2 anni fa le presunte ramificazioni dello scandalo Pizzagate, di cui sto per parlare, scandalo completamente immaginario, erano già così. Nel giro di 2 anni QAnon ha gonfiato questa mappa fino a che è diventata una cosa inguardabile, impercorribile, perché tutto è collegato a tutto. Vedete la differenza da prima, c'era Nixon e 5-6 collaboratori, qui invece è esploso tutto, centrifuga la narrazione, no? Allora, ogni caratteristica, ognuna di queste 7 caratteristiche che ho isolato di un complotto immaginario è il contrario della caratteristica corrispettiva. Allora, il complotto ha la finalità più ampia che si possa concepire, cioè il complotto è finalizzato a dominare il mondo o a distruggerlo o a avvelenarlo completamente come per le scie chimiche, no? La posta in gioco è sempre l'intero pianeta. Cioè non c'è un fine specifico, no? È proprio il dominio dell'intero pianeta. Tutti questi complotti hanno come finalità questo. Poi coinvolge un numero di attori potenzialmente illimitato, che sembra crescere ogni resoconto, dato che chiunque dica, ma dai, questa cosa del complotto è un'idiozia, ah, ma allora anche tu fai parte del complotto. E quindi ogni volta ci sono sempre più complici, no? Ah, sei un servo anche tu, ti pagano per dire che il complotto non esiste, quindi non ci sono limiti ai partecipanti al complotto. Come dicevo ieri, quelli che pensano che l'11 settembre sia un complotto americano stanno ipotizzando una cospirazione che non potrebbe reggere con meno di 100.000 complici. Ok, e nessuno farebbe un complotto assieme ad altri 99.999 persone, perché non è possibile, no? Allora, la presunta messa in pratica del complotto è ipercoerente, tutto fila liscissimo. Tutto va secondo i piani nel minimo dettaglio. Qualunque cosa succeda era stata prevista. Se c'è qualcosa che sembra essere andato storto, in realtà è andato dritto perché doveva sembrare che andasse storto. Quindi il complotto immaginario è sempre proprio perfetto, ha una realizzazione sempre impeccabile in ogni suo momento. L'azione è talmente intricata e barocca da rendere impossibile un riassunto. Vi sto per far vedere Pizzagate e QAnon solo per riassumere cosa sta succedendo. Secondo chi crede a QAnon ci vuole un'intera lezione, perché è di un'intricatezza il complotto spaventosa. Poi la cospirazione dura indefinitamente. Alcuni complotti sono descritti come in corso da anni, decenni, persino secoli. Il complotto dei Templari dura da 800 anni, sono 800 anni che c'è questo complotto per dominare il mondo, ok? Perché una teoria del complotto non ha mai una fine, confluisce sempre in una nuova teoria del complotto. Quindi se uno va a vedere adesso ad esempio una teoria del complotto antisemita che dice che gli ebrei controllano tutto, hanno in mano il mondo, tutto quello che succede lo vogliono gli ebrei, eccetera, questa è una teoria del complotto vecchia di secoli che però continua a operare. Poi, la presunta scoperta e la denuncia del complotto non hanno alcuna conseguenza pratica su di esso. Il complotto è descritto come sempre in pieno svolgimento, e lo dicevo ieri, a dispetto di un'ingentissima mole di libri, articoli e documentari che lo denunciano. E la domanda che gli fai, scusa, ma se c'è questo grande complotto che controlla tutto, come mai tu sei libero di denunciarlo? Ma perché è previsto che, quindi anche tu fai parte del complotto? No, perché io cerco di far vedere che, ma se tu cerchi di far vedere che e dici che loro controllano tutto, controllano anche il fatto che tu cerchi di far vedere che, no, perché è infinita la catena. Però fatto sta che questi complotti sono denunciati da un sacco di gente, questi presunti complotti, e però anche loro stessi dicono che vanno avanti. Cioè, com'è possibile che siano così tanti libri che denunciano un complotto senza che questo complotto cessi? Perché è immaginario, quindi non può cessare.
Anche per questo la narrazione del complotto è transstorica, trascende ogni epoca e contesto, il complotto è eterno, appunto, mentre uno dice Watergate o Piazza Fontana gli viene in mente una precisa epoca, se dici il complotto pluto-giudaico-massonico, quello dura da sempre e continuerà, cioè non è immanente a un'epoca, è trascendente, è eterno, è senza inizio e senza fine. Allora, qui dobbiamo fare un attimo un passo indietro agli anni 90, no? Alla nascita del progetto Luther Bliss, perché per capire QAnon è utile sapere questo. Allora, nel 1994 qualche centinaio di persone, me compreso, artisti, attivisti, agitatori culturali, giornalisti indipendenti, c'era di tutto dentro, cominciamo a firmarci tutti con uno pseudonimo, a rivendicare le nostre opere e le nostre azioni, attività, iniziative, performance con il nome Luther Bliss, che era uno pseudonimo collettivo, noi lo chiamavamo un nome multiuso, un nome molteplice. Luther Bliss in realtà era il nome di un calciatore che giocò una sola stagione nel Milan, un calciatore inglese di origine giamaicana, che giocò una sola stagione nel Milan nel 1983-84, una stagione disastrosa, si ambientò malissimo nel Milan di allora, e siccome sbagliava spesso i gol a porta vuota, fu soprannominato Luther Missit, cioè Luther sbagliano, Luther mancano, quindi dopo un anno se ne andò. Fu praticamente dimenticato, ma 10 anni dopo, per strani motivi che nessuno saprebbe spiegare, il suo nome viene preso in prestito da questo network di artisti e attivisti. Il nome Luther Blissett era liberamente utilizzabile da chiunque, però c'era poi un progetto più organizzato che si chiamava il Luther Blissett Project, che era un progetto che doveva durare 5 anni e che esisteva a Bologna e a Roma. C'erano due grandi colonne del Luther Blissett Project, diciamo così, che organizzavano l'utilizzo del nome. In particolare una cosa che per cui Blissett divenne famoso fu l'organizzazione di beffe ai media, false notizie spacciate ai giornali e alle TV e poi rivendicate spiegando sempre quali elementi si era giocato per poter far credere che quelle notizie fossero vere e far cadere quindi i giornalisti in errore. Questa è la prima che rese famoso Blissett a livello nazionale. Nel 1994, alla fine del 94, spargemmo la notizia che un artista inglese di nome Harry Kipper, mentre stava girando in bicicletta in Europa per scrivere la parola art sulla mappa, era scomparso all'inizio della Stina della T, vicino a Trieste. Era scomparso, noi diffondemmo questa notizia, mandammo in giro questo comunicato dove c'era il presunto volto di Harry Kipper. Ci inventammo un suo curriculum. Non esisteva questo. No, non esisteva. Quella foto è stata ottenuta fondendo 3 foto di miei prozii, foto degli anni 30, e di una mia prozia. Quindi è un volto anche un po' androgino, sì. Li morfammo assieme con un programma, con un software all'epoca, e quindi quella faccia lì non è mai esistita. È una foto di un volto inesistente. Uscì sui giornali questa cosa, nessuno si premurò di andare a vedere se esisteva davvero questo artista, perché la notizia era troppo succulenta, no? Tra l'altro si era perso al confine tra Italia e Jugoslavia, in quegli anni in cui appunto la Jugoslavia era le porte dell'ignoto per le guerre e tutto quanto, toccammo dei punti nevralgici dell'informazione e praticamente a un certo punto ci telefonò chi l'ha visto. Proprio la trasmissione, che disse: noi vogliamo fare un servizio su questa scomparsa. Allora noi ci organizzammo tra Bologna, il nord-est e Londra, dove dei nostri amici eressero la parte degli amici, no, di Harry Kipper, eccetera, e una troupe di chi l'ha visto andò in giro un mese a intervistare gente su questa scomparsa, senza mai fare una verifica. Vennero a intervistare noi a Bologna, raccontammo come avevamo conosciuto Harry, eccetera, che l'avevamo aiutato a coordinare questo progetto per le parti italiane. Andarono
in Veneto e in Friuli, dove lui era passato, dove altri nostri compagni e amici spiegarono tutto quello che avevamo concordato, andarono a Londra, dove due nostri amici londinesi li portarono in giro un intero pomeriggio, tipo gli mostrarono una casa abbattuta dicendo lui abitava qui, e questi filmavano tutto, eccetera, hanno sperperato soldi dei contribuenti, perché appunto era TV di Stato, per fare questa cosa, senza mai fare una verifica. Poi fecero una conferenza stampa dove presentarono la trasmissione dicendo andrà in onda questo caso incredibile di questo artista che si è perso, eccetera, uscirono proprio le notizie sui giornali che sarebbe andata in onda la trasmissione. All'ultimissimo momento qualcuno della redazione ebbe uno scrupolo e disse: ma noi abbiamo telefonato all'ambasciata britannica, cioè ci siamo, e alla fine fecero un controllo in extremis, scoprirono che era tutto falso e la trasmissione non andò in onda, però l'aveva già annunciata, e quindi in realtà la beffa aveva già funzionato, quindi noi la rivendicammo spiegando che tipo di operazione avevamo fatto, spiegando i difetti del sistema dell'informazione che non fa mai fact checking, ok, che se una notizia è bella la pubblicano senza alcuna verifica, e quindi lo scopo delle nostre false notizie era didattico, diciamo così, era pedagogico, l'importante era rivendicarle sempre. Ci inventammo poi anche un altro falso artista che si chiamava Darko Maver, giocando sempre sulla Jugoslavia, un artista che faceva delle sculture estreme che simulavano cadaveri mutilati, iperrealistici, e poi li lasciava per strada e la gente pensava di aver trovato un cadavere vero, ma poi scoprivano che era una scultura, e tutto falso, sia l'artista, il suo nome, le opere, tutto quanto. E diciamo che era stato arrestato a un certo punto in Kosovo, e che poi era morto in cella durante i bombardamenti NATO, e poi mostrando anche la foto del cadavere, in realtà questo è un nostro amico che è di Ragusa, non c'entra assolutamente nulla con i Balcani, eccetera, ma anche lì la notizia uscì, addirittura ci furono critici d'arte prestigiosi che dissero: ma certo, Darko Maver, chi non lo conosce, fa queste sculture, eccetera, quindi fecero una figuretta. Ne facemmo tante, non solo a tema artistico chiaramente, ma passammo 5 anni a rivendicare come Luther Brisset questo tipo di operazioni. Ad un certo punto ci rendemmo conto che questa strategia era efficace anche per fare inchiesta in un altro senso, e così cominciamo a occuparci di quelle teorie del complotto a sfondo satanico di cui avevo cominciato a parlare ieri, e che negli anni 90 esplosero. A metà degli anni 90 in Europa arrivò questa voga, questa leggenda metropolitana nordamericana dell'abuso rituale satanico. Di questa pista si innamorarono diversi magistrati inquirenti, e i due casi più famosi sono quello di cui si è occupata l'audio inchiesta Veleno nella bassa modenese, iniziata nel 97, e l'altro è il caso dei bambini di Satana a Bologna, quindi a pochi chilometri di distanza, iniziata l'anno prima. Nel 96 tre esponenti di questa associazione culturale che si chiama Bambini di Satana, associazione regolarmente registrata, niente di segreto, eccetera, sostanzialmente dei metallari che si interessavano di occulto, di cose così, furono arrestati con delle accuse pesantissime di avere commesso stupri di bambini e addirittura sacrifici umani durante messe nere. Finirono su tutti i giornali dell'epoca per mesi, sempre pagine su pagine dedicate alle loro presunte malefatte. Le testimonianze venivano da una ex affiliata all'associazione, minorenne all'epoca, quindi non se ne poteva neanche scrivere nome e cognome sui giornali, una sedicenne che sui giornali era chiamata Simonetta, che era l'ex fidanzata di uno dei tre arrestati, che nelle sue testimonianze arricchiva di sempre più dettagli, tirando dentro sempre più gente. E l'altra testimonianza presunta era quella di un bambino di 2 anni di un paese della bassa bolognese, i cui genitori si erano fatti l'idea che lui fosse entrato in contatto con i bambini di Satana e la sua cuginetta babysitter di 14 anni l'avesse portato a rituali dei bambini di Satana. Questa era un'idea che si erano fatti i genitori. E il bambino poi provate a immaginare come può essere interrogare un bambino di 2 anni. Ieri ho spiegato, no, il problema della suggestione che l'adulto fa nei confronti del bambino. Fatto sta che questi qui
diventarono i mostri numero uno a livello nazionale. Noi cominciammo a occuparci di questa vicenda cercando di ricostruirla, andando a parlare con gli avvocati, e insomma ci rendemmo conto che era una gigantesca assurdità, e cominciammo a fare delle azioni come quelle che ho fatto prima, però a sfondo satanico, per dimostrare quanto è facile far credere all'esistenza di queste cose. Quindi ci inventammo una setta satanica inesistente, cominciamo a far ritrovare dei resti di loro cerimonie, e poi ci inventammo anche un gruppo di cacciatori di satanisti che chiamammo il Comitato per la Salvaguardia della Morale, COSAMO. Praticamente questo COSAMO mandava ai giornali dei resoconti di azioni, di blitz che loro avevano fatto contro i satanisti, dicendo: ieri abbiamo interrotto una messa nera, li abbiamo riempiti di randellate e li abbiamo messi in fuga. Tutto questo senza una prova né niente, i giornali pubblicavano, dicevano: cacciatori di satanisti attivi sui colli e queste cose qui. E scegliemmo una città per fare proprio un esperimento mentale gigantesco che andava avanti un anno, e scegliemmo Viterbo, perché avevamo degli amici a Viterbo che erano disposti a fare questa cosa e che per un anno sparsero false notizie su satanisti e cacciatori di satanisti. Alla fine rivendicammo tutto, finimmo anche al TG1 delle 20 con queste storie, rivendicammo tutto spiegando che non era vero niente, dicendo: ma queste le abbiamo inventate noi per far vedere, ma quante di quelle che i giornali pubblicano le hanno inventate loro, o le hanno inventate gli inquirenti, o le hanno inventate i super testimoni, eccetera. Questa cosa a Bologna servì a spostare una parte di opinione pubblica che prima era massicciamente colpevolista, dopodiché invece ci fu uno spostamento, si capì che questa cosa era una bolla, loro furono assolti in tutti i gradi di giudizio con formula piena perché il fatto non sussisteva, e furono anche risarciti dallo Stato per l'ingiusta detenzione, perché Marco Dimitri, l'esponente più in vista, si fece un anno e mezzo di carcerazione preventiva in isolamento, perché con accuse di pedofilia ti mettono in isolamento perché gli altri detenuti potrebbero aggredirti, ammazzarti, eccetera. Quindi lui si è fatto un anno e mezzo in isolamento, con fuori i giornali che battevano la gran cassa dicendo che lui era colpevole di questo abominio. Tutto parte da una leggenda metropolitana, l'abuso rituale satanico, su cui è stata costruita tutta una serie di teorie del complotto che a un certo punto sono diventate teorema giudiziario. Ok, quindi con Luther Blissett facemmo queste cose e ci rendemmo conto per la prima volta della pericolosità e perniciosità di questa idea dell'abuso rituale satanico, che non esiste. Tutte le agenzie, dall'FBI a Scotland Yard, eccetera, che hanno indagato sull'abuso rituale satanico, hanno concluso che è una leggenda metropolitana che è nata negli anni 70. La prossima settimana partiremo dalla questione del rock satanico, dei messaggi nascosti nel rock, per arrivare a vedere come a un certo punto questa presenza di Satana nell'immaginario, nella popular culture, diventa qualcosa di veramente infetto e pericoloso. L'ultimo contributo che io e altri tre abbiamo dato al Luther Blissett Project è stato scrivere un romanzo che poi è uscito nel 99, l'ultimo anno del Luther Blissett Project, e si chiamava Q, e tuttora si chiama Q. Stiamo festeggiando il ventennale dell'uscita, perché è uscito nella primavera del 99. Ecco, per capire QAnon è utile sapere qualcosa di Q, per chi non l'ha letto. Q si svolge in Europa, tra la Germania, i Paesi Bassi, l'Olanda e il Nord Italia, tra il 1517 e il 1555. Ci sono due personaggi che hanno una sorta di confronto, di duello a distanza. Uno è un rivoluzionario dell'epoca, un eretico, un protestante radicale, un anabattista, come erano chiamati questi personaggi, e l'altro invece è una spia del Papa, una spia del Vaticano, un agente provocatore che si insinua nelle rivolte contadine, nei movimenti radicali, nelle comunità eretiche dell'epoca, diffondendo informazioni false attirandoli in trappole, inducendoli a fare delle cose per cui poi scattava la repressione. Queste lettere sono firmate Kohelet, che è il termine originale ebraico dell'Ecclesiaste, che è uno dei libri della Bibbia, no? Che noi in Italia lo chiamiamo l'Ecclesiaste, che deriva dal greco, è una traduzione letterale di Kohelet. Kohelet è colui che raduna la gente. Ecclesia vuol dire comunità, raccolta di persone, la parola chiesa
deriva da quello, e quindi l'ecclesiaste è colui che chiama raduni i credenti, no? Ed è l'ecclesiaste è uno dei libri più famosi della Bibbia, anche se quasi nessuno l'ha letto tutto intero, perché dentro ci sono alcuni aforismi che poi sono diventati luogo comune. Non c'è niente di nuovo sotto il sole è una frase presa dall'Ecclesiaste. Vanità, vanità, tutto è vanità, è preso dall'Ecclesiaste. C'è un tempo per ogni cosa, uno per vivere, uno per morire, eccetera. Tutto quella, quel concatenamento lì di contrapposizioni, di antitesi, è preso dall'Ecclesiaste, ok? Quindi lui si firma Q, si firma Qohelet, oppure a volte solo con la lettera Q. La lettera Q la usa soprattutto quando manda dei rapporti al Vaticano, dove spiega come sta agendo, e si firma Q, e quindi è il cattivo del romanzo che dà il titolo al romanzo stesso. Quando viene pubblicato, per un certo tempo circola una leggenda metropolitana che non dipendeva da noi, che non abbiamo messo in circolazione noi, secondo cui noi in realtà eravamo Umberto Eco, cioè il romanzo l'aveva scritto Umberto Eco. Perché siccome parla di eretici come il nome della rosa, automaticamente è scattata l'associazione, ma quindi adesso... La diceria è stata smontata subito, nel senso che noi abbiamo rilasciato, quando è uscito il libro, abbiamo rilasciato delle interviste dove davamo i nostri veri nomi e tutto quanto, però per un po' di tempo un tot di gente ha continuato a credere che dietro quel romanzo ci fosse Umberto Eco, o che noi fossimo degli allievi di Eco, che in qualche modo Eco avesse a che fare con noi, che noi ci fossimo formati alla scuola di Eco, eccetera. E comunque un certo parallelismo tra cui il nome della rosa è rimasto aleggiante nell'aria, anche se i due romanzi sono diversissimi tra loro, e come vedremo, e in parte abbiamo già visto per dire il pendolo di Foucault, lo spettro di Eco si aggira in tutta questa storia in un certo modo. Ecco qua, allora, Q è stato tradotto in una caterva di lingue, pubblicato in un sacco di paesi, e nel 2004 è stato pubblicato anche negli Stati Uniti, dove non ha venduto tanto, è stato apprezzato in certe nicchie, però non ha avuto il successo che ha avuto ad esempio nei paesi europei. Però è importante memorizzare questa informazione, che Q è uscito negli Stati Uniti nel 2004, 15 anni fa. E qui veniamo all'altro Q. Perché a un certo punto a noi arrivano delle mail l'anno scorso che dicono: ma avete visto cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Diciamo: no, cosa sta succedendo? Succede che delle informazioni di un presunto agente che si firma Q stanno creando il putiferio, come nel vostro romanzo. E quindi abbiamo cominciato ad andare a vedere e abbiamo provato a ricostruire cosa stesse succedendo. Si parte da qui. Questo è il Comet Ping Pong, è un ristorante pizzeria di Washington, il cui proprietario, che si chiama James Alefantis, è un simpatizzante del Partito Democratico e ha organizzato delle cene di finanziamento per la campagna presidenziale di Hillary Clinton del 2016. Ad un certo punto entra lo stile paranoico, perché forse qualcuno si ricorderà, ad un certo punto l'indirizzo di posta elettronica di Hillary Clinton fu hackerato e migliaia di sue mail vennero rese pubbliche. E questo leak di informazioni poi si estese alla corrispondenza, alle mail di gran parte dei dirigenti del Partito Democratico, e su Wikileaks apparvero delle loro email, e quindi venne fuori uno scambio di corrispondenze tra il proprietario del ristorante Alefantis e John Podesta. John Podesta era il coordinatore nazionale della campagna elettorale di Hillary Clinton. Loro stavano organizzando questa cena e ad un certo punto, dentro dei forum come 4chan, eccetera, dei forum dove si trovano più o meno non dico degli scoppiati, perché altrimenti rientriamo nella questione psichiatrica, ma sicuramente degli ossessionati, hanno cominciato a dire che in realtà non stavano parlando di organizzare una cena, ma stavano descrivendo dei rituali esoterici. Cheese pizza. Ad un certo punto l'espressione pizza col formaggio era abbreviata CP, e loro hanno detto: ma CP sta per child pornography.
e quindi per pornografia infantile, per pedopornografia, partendo da questa cosa qui hanno cominciato a interpretare tutto, quindi quando dicono salsa in realtà intendono, quindi cena in realtà è, e da lì è partita l'idea che nei sotterranei del ristorante e pizzeria si ritrovassero importanti dirigenti del Partito Democratico Americano ad abusare di bambini durante rituali esoterico-satanici. Piccolo particolare, non c'è alcun sotterraneo nel ristorante, cioè non c'è nemmeno la cantina, non c'è nulla, è tutto a pian terreno. Però questi dicevano che in realtà ci sono dei sotterranei dove vengono queste cose, no. E si è sparso, viene chiamato il Pizzagate, e il proprietario del ristorante, il sito del ristorante, la pagina Facebook del ristorante comincia a essere bersagliati di hate mail, no? Vengono attaccati dicendo che appunto sono schiavisti di bambini, pedofili, stupratori, assassini e tutto quanto, finché a un certo punto un tizio non entra, questo Welch si chiama, questo tizio qua entra armato in pizzeria e rischia di fare una strage, perché dice: dove sono i bambini? Voglio liberare i bambini. Questo viene arrestato, eccetera, no? E quindi anche a livello planetario si scopre dell'esistenza di questa teoria del complotto in pizza, che c'è questo povero proprietario di ristorante che viene preso di mira, viene minacciato, viene stalkerato, deve girare con la guardia in corpo, perché questi qua, questi complottisti, dicono che lui in realtà lì dentro c'ha questo traffico di bambini. Ok, e questo è il primo nucleo di QAnon. Succede poi che a una photo opportunity, come si chiamano, cioè praticamente quelli lì che vedete sono dirigenti delle forze armate americane, le loro mogli, dirigenti donne, eccetera, delle forze armate americane. Trump il 6 ottobre del 2017 li riceve alla Casa Bianca e si fa fare una foto insieme a loro, e subito prima di questa foto dice: questo potrebbe essere la quiete prima della tempesta. E i giornalisti gli chiedono: ma cosa vuol dire, presidente? E lui dice: la quiete prima della tempesta, poi lo verrete a sapere. In realtà Trump 9 volte su 10 apre la bocca per darle aria, cioè nel senso che è notorio, cioè c'è proprio tutto un fact checking su questo, no? Che appunto improvvisa battute senza senso e tutto quanto, però questa cosa viene sovrainterpretata immediatamente. Cosa potrebbe essere la tempesta, no? Ad un certo punto cominciano ad apparire su 4chan, questo forum senza alcuna moderazione, dove si trovano complottisti vari, nazisti, cominciano ad apparire questi messaggi firmati Q. Il mittente di questi messaggi fa capire in maniera molto criptica, molto indiretta e allusiva, di essere un funzionario del governo di alto livello con accesso a informazioni segretissime, e si firma Q e manda questi messaggi che in realtà sembrano degli indovinelli, cioè sono delle, appunto, qui ho messo alcuni esempi: il futuro prova il passato, impara a leggere la mappa. Uno c'è scritto solo Il Padrino 3, e tutti sono andati a rivedere sul film che indizi ci saranno nel Padrino parte 3. Oppure tutte delle liste di numeri, e poi c'è questo numero 17 che ritorna sempre. E lui fa riferimento a The Storm, la tempesta, dice: sta per avvenire la tempesta. Allora tutti collegano a quella frase che ha detto Trump, lì parte il delirio. Questi messaggi di Q vengono chiamati briciole, crumbs, e quindi nella community si formano dei gruppi di lavoro che vengono chiamati bakers, i fornai, perché prendono queste briciole, le impastano e cercano di capire qual è il significato. Lì parte proprio la... viene immediatamente collegato al Pizzagate. Allora, The Storm, Pizzagate, Q, eccetera, e comincia a prendere forma questa gigantesca teoria del complotto, che ha a che fare anche lì con i famosi bambini che nel sotterraneo non esistente della pizzeria vengono abusati. Allora, la cosa è questa. Vabbè, ho capito una cosa. Questi messaggi vengono definiti briciole, e poi cosa accade, perché non dopo? Alcune persone cominciano a chiamare se stessi fornai, dicono: noi prendiamo le briciole, le mettiamo tutti insieme e cerchiamo di capire che cosa sta cercando di dirci questo Q, misterioso Q, la cui identità non si sa. Ok? Allora, quello che viene fuori con il lavoro dei fornai è questo quadro qua. Una cricca di politici, in gran parte del Partito Democratico, ma anche dei repubblicani che non stanno con Trump, come il senatore John McCain, che poi è morto, e poi anche importanti figure dei media, della cultura, eccetera, da decenni
questa cosa dura da decenni, formano una sorta di governo segreto che controlla il governo americano ufficiale e quindi controlla il mondo, perché appunto gli Stati Uniti sono il paese più armato e più potente del mondo, ma soprattutto gestiscono una rete di pedofilia enorme, impressionante. A capo di questa organizzazione ci sono i Clinton, gli Obama, Barack e Michelle, c'è John McCain e diversi attori di Hollywood. Tom Hanks a un certo punto viene indicato come appunto uno stupratore di bambini, e poi Marina Abramovic, l'artista, che praticamente è accusata di organizzare delle cene satanico-cannibalistiche a cui partecipa Hillary Clinton. Oltre naturalmente a Soros, George Soros, di cui ho parlato ieri, che chiaramente non può esserci un complotto senza Soros in mezzo, quindi c'è anche Soros, no? Che lui è proprio il jolly, no? Secondo QAnon, secondo questa teoria che nasce, Trump è il nemico di questi qua. È stato eletto alla Casa Bianca col favore dei militari per sgominare la rete di pedofili. Ok? Succede una cosa, no? Che ad un certo punto Trump viene accusato di collusione con la Russia, viene accusato di aver vinto la campagna elettorale grazie a degli interventi pesanti di disinformazione, hackeraggio, fatti dalla Russia di Putin, di cui lui avrebbe beneficiato, di cui sarebbe stato consapevole e complice. Quindi parte un'inchiesta che viene affidata a un procuratore federale, Robert Mueller, procuratore speciale. Questo Mueller praticamente guida una commissione che deve indagare sui presunti legami tra Trump e Putin e soprattutto sulle irregolarità. Ma tutto questo l'ha detto Trump realmente? No, è presunto? È tutto presunto, però Trump a un certo punto, come mostrerò, ha cominciato a giocarci in questa cosa, e l'irresponsabilità sta in quello. Allora, praticamente io pensavo che era lui che però ne ha beneficiato, dopo farò vedere, l'ha presa. Allora, praticamente loro dicono che in realtà questa inchiesta non è contro Trump, ma è voluta da Trump. Loro fin da subito dicono: Mueller in realtà non sta davvero indagando contro Trump, sta indagando sulla rete di pedofili, però non lo può dire, ok? Non lo può dire. Perché li vuole cogliere di sorpresa, anche dici, scusate, ma se li vuole cogliere di sorpresa, com'è che voi sapete tutte queste cose? No, perché anche lì la cosa, voi state dicendo che Trump sta per far arrestare Obama, sta per far arrestare Hillary Clinton, li sta per mandare prigionieri a Guantanamo, perché era questa la cosa, da un giorno, The Storm è quello, il giorno in cui verranno arrestati tutti. E però voi lo dite, e quindi dov'è l'effetto sorpresa? E chiaramente è senza senso, però come dicevo ieri, non puoi fargli un'obiezione logica, perché non c'è alcuna logica in questa cosa, serve ad avvelenare i pozzi una teoria del complotto, no? Questo scontro con Putin, che non l'ho capito. Allora, la commissione in realtà indaga sui rapporti tra Trump e Putin, perché dicono che Trump ha vinto le elezioni grazie a Putin, perché dicono che degli hacker russi hanno praticamente creato falsi profili sui social, hanno diffuso false informazioni a beneficio di Trump, e lui lo sapeva ed era d'accordo. Era questa la cosa. Poi le conclusioni, poi ci arriveremo alle conclusioni della commissione, però diciamo che queste sono le premesse. Loro però dicono: non è vero, questa commissione finge di indagare contro Trump, in realtà è voluta da Trump per indagare contro i pedofili. Quindi, come dicevo prima, il complotto immaginario è sempre intricatissimo, si fa una fatica boia anche solo a descrivere qual è la tesi di fondo, e la tesi di fondo è questa qui. Ci sarà il grande risveglio sarà dopo la tempesta è quando verranno arrestati Obama, la Clinton, Tom Hanks, Marina Abramovic, tutti McCain, questi. Purtroppo è morto. McCain è morto nel frattempo, no, loro dicono che si è suicidato perché stava per essere arrestato. È morto di tumore, ecco. E poi ci sarà il grande risveglio sarà quando finalmente sarà sgominata questa grande rete di pedofili. Quindi loro dicono che Trump sta giocando, loro la chiamano la partita a scacchi in quattro dimensioni. Dicono: Trump è un genio, è intelligentissimo, è brillante, e tutto quello che fa e dice in realtà vuol dire questo, no? Lui sta alludendo a questa rete di pedofili. Non si capisce perché questi non scappino se stanno per essere arrestati, no? Quindi in realtà non si stava indagando sul rapporto Trump-Putin, secondo lui. Si pensava che sotto ci fosse... Che fosse Trump stesso che usa questa commissione per indagare contro i democratici. Questo secondo questi, perché a un certo punto c'è un'escalation. Sempre più persone cominciano a credere a questa cosa di cui non ne fanno addirittura dei corpi.
con gli striscioni e cose così. Nell'aprile 2018 c'è addirittura un'app che viene lanciata sui telefonini, Qdrops, che diventa una delle app più scaricate sia sullo store di Google sia su quello di Apple, che permette di ricevere direttamente le briciole di Google. Ieri ho letto poi Rosanbar. Certo, Rosanbar è una seguace. Io sono andata a cercare, ho detto, ma questo non sta scherzando. Ecco, Rosanbar è una seguace di QAnon, fin da subito si vede che comunque a credere a QAnon è gente di una certa età, dai 45 in su. Pochissimi giovani, anche in questi raduni che fanno di QAnon, e infatti gli estremisti di destra più giovani, alt-right, neonazi, eccetera, prendono in giro questa teoria del complotto dicendo che è una teoria per vecchi, per attempati. Però, appunto, si diffonde sempre di più tra i cosiddetti baby boomer. I baby boomer sono quelli che sono nati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla fine degli anni 60, quando c'è stato il baby boom, il boom delle nascite, no? Ok, quindi dicono che è una teoria del complotto per baby boomer, e si diffondono sempre di più. Il 7 aprile 2018 c'è la prima manifestazione di quelli che credono che Trump stia combattendo contro la rete mondiale dei satanisti pedofili, e sono solo in 200, ma è un inizio. E infatti cominciano a farsi vedere anche fuori dalla rete, questi qui, offline. A questo punto, noi veniamo, è in questo momento che noi veniamo a sapere di questa cosa e cominciamo a scrivere su Twitter. Questo è il nostro primo tweet, che linka una inchiesta su QAnon, e scriviamo: un tizio che usa lo pseudonimo Q e che obliquamente si finge un dipendente statale, un funzionario statale sotto copertura, sta passando stronzate tediose ai nazi. Sembra che qualcuno stia usando il nostro romanzo Q e il manuale di strategia dell'Utterbliss per fare cosa? Prendere in giro l'alt-right, cioè la destra alternativa americana. E quindi noi qui cominciamo a dire che forse il nostro romanzo c'entra qualcosa, perché appunto sti messaggi strani firmati Q a noi ci risuonano, no? E cominciamo a interrogarci su questa cosa, no? Alcuni andiamo a leggere queste cose e ci sembra che in realtà alcuni stiano giocando, ci sia dell'ironia, no? Però fin da subito ci rendiamo conto di una cosa, che c'è una gran parte di sostenitori di Trump che credono a QAnon, che ci credono davvero a questa cosa, e altri invece che trollano, ok, come suol dirsi, lo fanno per fomentare gli altri, per mettere in giro materiale oltraggioso, per far arrabbiare i democratici, per far cadere in trappola i media, per gettare delle esche ai giornalisti. E quindi, in questo modo, chi gioca con QAnon, come ho scritto qua, prende due piccioni con una fava, perché intanto sparge messaggi razzisti, fascisti, antisemiti, calunnia i democratici, che va bene, calunnia, e qualcosa resterà. E dall'altro prende completamente di sorpresa i giornalisti, che si ritrovano con delle affermazioni sempre più sballate e deliranti, e che quindi non sanno bene come rispondere, non si capacitano. Infatti i primi resoconti dei giornali sono di assoluto sbigottimento, dico, ma com'è possibile che così tanta gente creda a una cosa del genere? Ed è quello che vogliono in realtà quelli più consapevoli, che usano in maniera volutamente ironica e trollante QAnon. Poi è un gioco di ruolo? Sì, è diventato anche un gioco di ruolo, cioè la gente, i fornai, gli autoproclamati fornai, si divertono a fare questa cosa, ok? Passano il loro tempo così, non vedono l'ora di ricollegarsi al forum per discutere delle ultime briciole di QAnon o proporre un'interpretazione, un collegamento, cose del genere. Quindi diventa anche un gioco di ruolo online. Infatti, come dice uno studioso americano di teoria del complotto, Morgan Little, lui ha scritto: più che una teoria del complotto, è un ambiente. È un ambiente QAnon in cui tutte le teorie del complotto vengono collegate. Ed è un gioco sfrenato, è come il gioco che nel pendolo di Foucault fanno Belbo, Diotallevi e Casaubon, solo che viene fatto da migliaia di persone anziché da tre redattori annoiati in una casa editrice milanese. E viene chiamata a un certo punto una teoria del complotto partecipativa, perché praticamente le persone collaborano per svilupparla e portarla avanti. Non c'è un pubblico passivo che recepisce, ma sono tutti partecipi a questa cosa di QAnon. Ognuno porta un elemento, un dettaglio,
un tentativo di esegesi, di interpretazione, di collegamento, una calunnia nuova nei confronti dell'opposizione a Trump, ok? Quindi la situazione diventa abbastanza... Allora, la cosa particolare è che in questa teoria del complotto il presidente degli Stati Uniti è un eroe, Trump è un eroe, per QAnon. La cosa strana, a cui anche, insomma, che lascia perplessi anche gli esperti di cospirazionismo, è che di solito la teoria del complotto dice di essere contro i poteri forti. Invece qui abbiamo l'uomo più potente del pianeta che è un personaggio positivo nella teoria del complotto. Nella narrazione di QAnon, appunto, il presidente degli USA non è un cattivo, anzi, è quello che sta sgominando i cattivi, perché in realtà c'è un potere dietro, nascosto, che lui sta affrontando. E questa cosa è in qualche modo una novità, è una elaborazione diversa dal solito di quello che, insomma, a cui ci ha abituati il complottismo, ok? A questo punto sorge una questione: questi qui hanno vinto, cioè i sostenitori di Trump hanno effettivamente mandato il loro eroe alla Casa Bianca. Allora, perché si sentono ancora all'opposizione? Cioè, perché dicono che c'è un potere più forte? Ok? Come mai, invece di godersi la loro vittoria elettorale, in realtà portano avanti questa teoria in cui il mondo non è controllato da chi crediamo noi, ma è controllato da altri, eccetera? Questa è una domanda trabocchetto. È una domanda trabocchetto, perché in realtà Trump ha vinto le elezioni, ma non le hanno vinte i suoi elettori. I suoi elettori l'hanno mandato alla Casa Bianca sperando poi di vivere meglio. Il ceto medio bianco che si stava impoverendo ha mandato Trump sperando che prenda delle misure perché appunto freni questo impoverimento del ceto medio bianco, eccetera eccetera, cosa che invece non è assolutamente successa. Quindi, per non arrivare a pensare mi hanno fregato, ok, l'ho mandato alla Casa Bianca e per me non sta facendo niente, nasce una narrazione compensativa. Questa narrazione compensativa è: lui sta combattendo contro i veri nemici, quindi mi devo fidare, lui è alla Casa Bianca, ogni mossa che fa in realtà è finalizzata a questo. Quindi è una fantasia compensativa. E poi è anche una dissonanza cognitiva, perché più Trump in realtà si rivela un presidente assolutamente incompetente e tutto quanto, e più questa cosa emerge, più viene rafforzata la narrazione in cui lui è un eroe, e perché serve a compensare quella che è chiamata la dissonanza cognitiva, vale a dire, io lo vedo che Trump in realtà spara degli sfondoni, che crea delle false emergenze, che è un incompetente, che è stato abbandonato da gran parte del suo staff. Io le vedo tutte queste cose, però non le posso ammettere con me stesso, perché comunque io l'ho votato nella mia narrazione, lui comunque è un eroe, eccetera eccetera, e quindi questa dissonanza cognitiva tra come è Trump realmente e come io sono costretto a vederlo per non sentirmi un cretino, ecco, questa cosa qua nutre la teoria del complotto di QAnon. Appunto, non crei una sfrenata fantasticheria, ha scritto Michel Goldberg su New York Times, su come il tuo leader sia un genio nascosto, se non ti rendi conto che agli occhi di molti sembra tu l'altro. Non ti serve una storia esoterica di come segretamente la tua parte stia vincendo, se sta vincendo davvero. Cioè, in realtà, tu sei messo esattamente come prima delle elezioni del 2016. Trump per te non sta facendo nulla, ti sta proponendo solo delle finte battaglie.